Ok, andiamo a vedere lo switch. Ok, per quanto riguarda lo switch, possiamo andare ad aggiungere con tab un altro chop, che è il nostro timer, che avevamo già visto negli esempi di prima. Premiamo il tasto P, andiamo in output e andiamo a cliccare su Ready e Done. Quindi, in modo tale che vediamo soltanto il nostro timer fraction all'interno del nostro canale. Inoltre andiamo su timer, selezioniamo una lunghezza di 4 secondi e selezioniamo i cicli on. O quanti cicli possiamo decidere? Possiamo decidere per una decina di cicli. A questo punto, quindi se io inizializzo e poi premo il tasto start, vedremo che per una decina di volte il nostro timer fraction andrà a contare. Perfetto, quindi possiamo stopparlo. A questo punto vogliamo che il nostro timer venga tutti i nostri 4 secondi, i nostri cicli vengono contati, i nostri cicli di 4 secondi vengono contati. Quindi aggiungiamo un operatore count. In particolare in count vogliamo che la conta non parta da nel momento in cui il passaggio, diciamo, dei valori dei nostri secondi, del nostro timer fraction, che sta ad indicare proprio la frazione di tempo che si impiega per arrivare da 0 a 1. Quindi i 4 secondi saranno proprio ad indicare che per passare da 0 a 1 ci vogliono 4 secondi. Perfetto. Allora, noi vogliamo che la conta non parta nel momento in cui si va da 0 a 1, da 0 a 0.00001, ma vogliamo che questa conta arrivi nel momento in cui si è a 0.99 o anche 0.999, facciamo 99. Quindi nel momento in cui siamo ai 4 secondi, perché 1 significa 4 secondi nel nostro caso. Perfetto, quindi andiamo a vedere. Inoltre, per quanto riguarda i limiti, vogliamo che poi questa conta avvenga in loop e in particolare vogliamo che questo loop sia 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2 e così via. Quindi vogliamo che il loop sia da 0 minimo e massimo di 2. Anche in questo caso, poi nell'output del nostro count aggiungiamo un null. Perfetto. Ok. Andiamo a cliccare sul Viewer Active e a trascinare quello che è il nostro canale nel nostro switch. In questo momento il nostro switch, il nostro index sarà pari a 0. Perché questo? Perché il nostro timer fraction indicato nel null, cioè nell'operatore che abbiamo collegato e che quindi se andiamo a cliccare su index vediamo espresso nel nostro parametro operatore null 2, che è questo, che segue quindi il count 1, timer fraction canale. Quindi i valori all'interno di questo canale saranno trasmessi al nostro switch. Come avevamo visto, lo switch che cosa fa? Non fa altro che l'index dello switch non fa altro che modificare ciò che vediamo nel momento in cui questi valori cambiano. Perché abbiamo tre input, quindi abbiamo il Blur 1, che è quel canale, diciamo, che abbiamo visto prima, il Movie File In, quindi la banana, e poi abbiamo una costante, che è il bianco. Quindi questi tre operatori verranno mostrati nel momento in cui, secondo questo ordine, nel momento in cui questo valore dell'index cambia. Vediamo cosa succede nel momento in cui io faccio partire il mio timer. Quindi siamo a valori vicini allo 0.99 e adesso vediamo che siamo passati a 1, siamo passati a 2 e adesso il ciclo continua. Quindi siamo di nuovo a 0, cambia ancora. 1, questo dovrebbe essere il nono ciclo, adesso arriva l'ultimo ciclo e con l'ultimo ciclo vediamo che non era ancora l'ultimo ciclo. Ecco, adesso che siamo arrivati all'ultimo ciclo, che doveva essere il decimo, penso, spero, sì, massimo 10 cicli, perfetto,
Quindi sono cambiati, diciamo, i valori all'interno di count 0, 1, 2, e poi ecco che andavano a cambiare i valori all'interno del nostro index, e quindi abbiamo modificato quelli che erano, diciamo, gli output dei nostri operatori top. Quindi una volta vedevamo questo ruscello, un'altra volta vedevamo la banana e poi vedevamo il nostro constant 1, che era il colore bianco. Perfetto, andiamo invece adesso a vedere quest'altro operatore. Allora, se vediamo il cross 1, l'abbiamo impostato a 0,75 nel nostro esempio di prima, però avevamo anche visto che questi valori, nel momento in cui spostavamo questi valori, si poteva avere una prevalenza dell'input modifying, cioè della banana, piuttosto che il valore della costante, quindi il nostro colore principale. Adesso che cosa vogliamo fare? Vogliamo aggiungere con tab un operatore chop noise, vogliamo andare nella pagina channel, nella pagina common, cliccare sul time slice. E avremo dei valori pari a molto random. A questo punto aggiungiamo un math chop e vogliamo che questi valori vengano tutti trasformati in valori positivi. In particolare valori che vadano, allora, perché i nostri valori vanno da meno 1 a 1, perché il nostro noise ha un'amplitudine di 1. Trasformiamo i nostri valori da un range da meno 1 a 1, che entrano con un input da meno 1 a 1, a un range di 0 che va da 0 a 1. Okay. Perché il range di valori che vanno da 0 a 1? Perché il nostro cross ha un range di valori che va da 0 a 1. Perché vogliamo andare a influenzare questo parametro, quindi impostiamo tutti i nostri parametri relativi al parametro cross. Quindi a questo punto aggiungiamo un null e il nostro viewer active, e a questo punto andiamo a trascinare il nostro canale sul parametro cross del nostro top. Clicchiamo su reference e vediamo come. Ecco, il nostro noise sta influenzando, i valori del nostro canale noise stanno influenzando i valori del nostro parametro cross nell'operatore cross. Adesso chiaramente vediamo che appunto c'è questo, a volte c'è la prevalenza del canale della banana, a volte c'è la prevalenza, diciamo, della nostra constant. E quindi cosa possiamo fare? Possiamo anche decidere, se vediamo che non ci piace questo effetto perché vogliamo maggiormente la presenza della banana, piuttosto che la presenza della constant, possiamo anche andare a modificare i valori del range in entrata, o per esempio i valori del range in uscita. Per esempio, se noi passiamo da 0,2 a 1, avremo meno banana, chiaramente, oppure possiamo anche decidere di avvicinarci di più alla banana, perché con questi valori possiamo un po' giocarci, insomma.